partita ci dobbiamo aspettare? Ne abbiamo parlato giovedì o mercoledì? Martedì. La partita, la Nocerino non si scopre oggi, sappiamo tutti che è una squadra in salute, sta giocando anche un buon calcio, tranne all'inizio che ha vinto qualche partita, però forse il collettivo, però in questo momento un buon periodo dove sta facendo risultato il calcio, quindi è una squadra che merita, con un allenatore bravo, con la squadra che lo sta seguendo e stanno avendo risultati ottimali. Scusa, io martedì ho parlato di Cosenza sulla carta della squadra tosta, quindi parte della destra, diciamo Vini che torna dal primo minuto a sinistra e con il Biancorino, Fiora sul forte, ma però mancano sempre, quindi sarà una cosa di gara del sabato. Quindi almeno sulla carta è una squadra che può considerare qualche affidabilità in più rispetto a quella. No, ma non questo. Settimana che l'hai riscontrato questo. Ma noi questa la voglia ce l'hanno, i ragazzi sono consapevoli che è una partita importante per noi, quindi si sono allenati abbastanza bene, con la testa ci sono, quindi sanno dell'appuntamento importante del Cosenza. Domani daremo battaglia sicuramente, sappiamo, siamo consapevoli che è una squadra di rispetto. Loro hanno vinto il campionato, secondo me loro hanno vinto il campionato, 12 punti, possono perderlo solamente loro. Però, sai, nel calcio non ti regala niente nessuno. E niente, siamo consapevoli di questo e faremo una partita al massimo. Sì, alla vigilia, questo si dice. Un po' di persone, saranno 3.000-4.000 persone, che per noi sembra uno stadio pieno, vedendo le ultime partite. Magari con una buona prestazione sarebbe un'occasione anche per riconquistarne poi qualcuno, perché la presenza di domani è legata ad altri eventi. Sì, ma questo sicuramente, però ragazzi... Magari potrebbe essere un'occasione, se si riuscisse a fare la partita della vita. I ragazzi secondo me la stanno facendo la partita della vita. Stanno facendo come quelle partite che ho visto a Viareggio, hanno fatto la partita, la prestazione l'hanno tirata fuori, in casa col Barletta la prestazione l'hanno tirata fuori. Lasciamo perdere se uno si vede il bel gioco spumeggiando 4 gol, no, la prestazione è quella che ti sudi la maglietta, giochi fino a non molli mai, fino al 90esimo, a Benevento anche, Benevento ha fatto la prestazione, io sono contentissimo dei ragazzi, poi è stato peccato con quella prestazione non portare niente a casa, però... I ragazzi finora la stanno tirando fuori. Sembra che in casa però ogni volta arriviamo alla partita della vita e sembra che il Cosenza in casa abbia sempre problemi a fare risultato. Secondo te c'è anche un'inibizione da parte dei giocatori sullo stadio grande, sul giocare davanti al proprio pubblico? No, guarda che in casa devi fare tu la partita, quindi per tutte le squadre è sempre più difficile, quindi è molto importante quando vai in vantaggio e allora sì, riesci a mettere sul piatto della bilancia tutto quello che la squadra può offrire, il suo potenziale, però fin quando non segni sono partite toste, specialmente anche a livello psicologico, perché siamo in una situazione di emergenza, in classifica, non siamo messi bene, quindi entrano in campo parecchi fattori. Anche perché l'ultima vittoria risale all'Atletico. Eh sì, quindi pensa, sono mesi. Sono mesi che non vinciamo. Non vinciamo, siamo in casa. Questo lo sappiamo, però questo è dovuto anche a tutto quello che abbiamo passato e quello che non siamo riusciti a fare. È un momento un po' particolare. Nell'ultimo anno e mezzo questa salita di dolore volte. Ha vinto con la Juventus, con fuori in volta di Roma, da dicembre del 2010 ad adesso, come mi sembra, nelle prossime partite, questa è una cosa un po' particolare, difficile, dalle prossime, da vincere qualche gara. Altrimenti non ce la facciamo. Noi sicuramente dobbiamo vincere una partita fuori casa. Noi dobbiamo vincere una partita fuori casa per centrare la salvezza. L'importo è che non è che giochiamo
cioè giochiamo in casa con, e fuori casa vinciamo, in casa poi possiamo perdere, no, noi Cosenza ha bisogno di una vittoria fuori casa e poi mantenere le aspettative. Stavo facendo una domanda del portiere, avete deciso se giocare Di Marino? Dovrebbe essere lui in vantaggio, però stasera è in ritiro. Siamo tutti insieme, quindi con Nicola ne parleremo. Senti, da parte ti affiancherà Nicolino Sicolo come cambio di complemento? Ci sono Degano, c'è sì, quelli. Quelli abbiamo, non lo so, devo decidere. Devo decidere. Dobbiamo vedere pure Raffaele come può tenere, quanto può tenere perché ha avuto da martedì ha avuto una situazione muscolare, un affaticamento dopo la partita del Benevento, quindi è stato bello anche la settimana scorsa, poco allenamento, capito? L'abbiamo riportato venerdì, è una situazione che ce la stiamo portando dietro da un po' di tempo, però l'abbiamo messa in piedi e vediamo il da farsi. Dal tuo arrivo, dato che Fiore si è preso questa squadra sulle spalle, è anche che aveva veramente cercato comunque anche di spronare, di riversare la mente ai compagni. L'abbiamo già detto che il ruolo è portare. Ieri comunque anche ho fatto capire alcune delle cose che mi sono piaciute in passato, come la gestione societaria. Bene, lui può dire quella linda. Vabbè, Stefano è un uomo di Cosenza, un calciatore di Cosenza che vuol bene a Cosenza, quindi sta facendo il massimo per tenere su la baracca, sta mettendo i suoi ingredienti. Cioè ingredienti, questo significa che ci tiene. E siccome è un giocatore importante per noi. No, ma lui ha qualche fastidio sempre, però questa settimana si è allenato molto bene, la settimana scorsa anche. Sul piano specificamente tecnico tattico, questo è grosso, tipo molto con due esterni di centrocampo, così trovando su poi Giacomini e Martini sarebbe una buona sfida. Tu pensi di sfruttare pure tu le corsie esterne in questo modo? O magari faremo la nostra partita. Tutte le squadre vogliono sfruttare le corsie esterne perché lì c'è più spazio, l'importante è arrivarci. Abbiamo preparato la partita, ce la giocheremo, sappiamo che loro giocano molto sulla superiorità numerica in fascia, quindi cercheremo di controbattere. Grazie.